Professore, lei per 70 anni da ingegnere meccanico ha progettato aerei. Adesso da ingegnere aerospaziale con la laurea honoris causa dell'Università di Aversa, che cosa ci riserverà ancora? Purtroppo le barriere anagrafiche non mi danno il tempo, ma se avessi tempo passerei a categorie di aeroplani pressurizzati, perché secondo me noi in Italia, quando è stato il tempo adatto, abbiamo perso il treno, perché abbiamo lasciato alla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti tutto il campo della business side, che invece in Italia si poteva sviluppare. Ma il nuovo velivolo, però, il P-2012T, è un notevole passo avanti per te, no? Come no, certo. Certo, ed è quello che ci porrà in condizioni di soddisfare le richieste di tutto il mondo, perché tra l'altro non so se vi è noto che il programma del P-2012 è nato per una richiesta americana, è stata la CAP Air, che è la più grande organizzazione americana di computer, che un paio di 3-4 anni fa ci scrisse e ci disse: a noi ci serve un aeroplano che sostituisca il Cessna 402. E noi, anche con un poco di sorpresa, prendemmo atto della cosa. Io mettemmo subito: questa sua creatura quanti posti avrà rispetto agli altri prodotti Tecnam? Come va? Qual è il posizionamento? No, guardi, noi abbiamo privilegiato moltissimo sia l'aspetto cargo che l'aspetto computer, e quindi la fusoliera è molto capiente e ci siamo basati ovviamente sui modelli esistenti, cercando di incrementare e non decrementare. C'è una porta cargo molto, molto grande, ci sta possibilità di cambiamento di geometria della posizione dei sedili, del collegamento, diciamo, delle funi di vincolo per la pressione cargo. Insomma, è molto studiato proprio per questo impiego, per questi impieghi. E poi ci sarà a breve anche la versione idrovolante, la versione anfibio. I motori sono motori americani, Lycoming, da 350 horsepower ognuno, e le eliche sono invece di produzione europea, la MT Propeller. Il mercato come sta rispondendo, visto che quest'anno sarà decisivo per il programma? Ma guardi, noi abbiamo anzi, una cosa che mi ha meravigliato, che c'è stato anche un forte interesse dal nord Europa, che probabilmente, cosa che a me non era molto nota, ci sono molte compagnie di cabotaggio che fanno per le isolette, per le costa a costa. Insomma, noi prevediamo una richiesta perlomeno iniziale. Mio nipote, che è Paolo Pascale, che è quello che fa il management dell'azienda e si occupa anche della parte commerciale, ci sta anche Walter Da Costa, che è un grande esperto al riguardo, però ne vediamo qualche centinaio da roba all'anno subito. Beh, sarà quindi il vero nuovo programma di un'aeronautica italiana, visto che... E poi noi beneficiamo di una cosa, beneficiamo da venire da aeroplani leggeri verso aeroplani pesanti e non viceversa. Il fatto che noi abbiamo fatto anche ultra leggeri ci ha aiutato enormemente, perché abbiamo capito quali erano i limiti del strutturali da dover rispettare, quali erano i materiali più leggeri da utilizzare per certe cose, per altre. Insomma, noi siamo l'unica ditta che ha in mano tutti e due i settori, cioè quello metallico, la costruzione metallica, e quella del composto. Difatti quasi tutti i nostri aeroplani oggi sono misti, le fusoliere in composito e le ali invece i piani di coda metallici. Questo non per il 2012, però il 2012 è tutto metà. Quando il primo volo è previsto qua? Ma diciamo sicuramente tra primavera e estate.
quindi un 2016 di rilancio per la Tecnam, per i suoi dipendenti e soprattutto per lei, da ingegnere aerospaziale. Sì, ingegnere aerospaziale che deve fare pure, dava la data che lo fa presto.